Hey, Hoxton here. I'm here to say subscribe to Everett the White Spider now. If you don't, you're a fucking wanker. Bentornati a tutti ragazzi, sono Everett, Nightclub in stealth, in realismo, aka One Down. Allora ragazzi, prima di iniziare velocemente vi dico il nome della mia ad, della mia mod. Wolf HUD, quindi WOLFHUD. Mi raccomando, scaricatela perché è veramente carina come mod, soprattutto per chi ha cominciato da poco a giocare a Payday. Allora, questo è un nightclub, no? È una specie di locale dove si balla, dove ci si diverte, dove si beve. E Vlad ci commissiona di andare in questo locale a alleggerire, diciamo, le scorte di denaro del proprietario. Ecco, dentro, cioè anzi dietro queste porte, cioè che si possono aprire col C4, con la sega, con la tessera, col jammer, con il trapano, ci potrebbero essere delle safe. Di solito ce ne sono due e le porte sono tre, quindi dovete essere fortunati se la volete fare in stealth puro. Ma di questa missione ce ne sono due tipi, o meglio, due variabili. Una senza telecamere e una con. E se ci sono le telecamere, vabbè, il lavoro da fare è sempre lo stesso, però dovete stare un pochino più attenti. Ovviamente non potete uccidere gente o legare gente o far spaventare e allertare gente davanti alla telecamera. Dovete stare attenti. Comunque, in ogni caso, che ci siano telecamere o no, dietro queste porte ci possono essere delle safe. E visto che è realismo, sono tutte in titanio. Quindi dovete aprirle, potete aprirle solamente con il trapano. Allora, anche in questo ufficio del direttore ci potrebbe essere una safe, ma stavolta non c'è. E quindi l'ultima safe sarà qua a sinistra nel seminterrato. Allora, ovviamente ragazzi, per essere più tranquilli e per poter girare liberamente per la mappa, dovete uccidere tutte le guardie e legare / uccidere tutti i civili. Noi abbiamo praticamente già fatto tutto, nel senso l'ho fatto io, anche se mi sono portato dietro anche Harry stavolta, oltre che Albe, perché Harry aveva bisogno dell'achievement, Albe non aveva niente da fare, quindi abbiamo preso due piccioni con una fava. Adesso i miei colleghi appunto stanno aprendo la porta del seminterrato e stanno scendendo a piazzare l'altro trapano, che dopo vi farò vedere dov'è. Allora, quel civile mi ha visto, l'allerta è arrivata al 100%, però a quanto pare c'è stato un bug di Payday grazie al desync e quindi non mi ha visto, ma in ogni caso l'avrei ucciso 10 secondi dopo. Ecco, questo è il seminterrato, io ho preso la keycard, ragazzi, possono avercela o le guardie o dei civili prestabiliti. Intanto facciamo fuori le ultime persone. Ecco ragazzi, una cosa che non vi ho detto è che all'inizio, quando dovete entrare nel nightclub, c'è questa guardia all'ingresso. Voi avvicinatevi poco, ovviamente, perché se no scatta, non dico che scatta l'allarme, ma comunque vi fa mettere la maschera automaticamente perché la guardia vi ha scoperto. Avvicinatevi e la guardia, dipende dalle volte, vi dice scusate ragazzi non so chi siete, oppure scusate ragazzi non siete sulla lista. E voi se state lì 4/5/6 secondi a guardarlo comunque vicino, vi dirà vabbè, mi sembrate dei ragazzi che hanno classe, dei classy guys, e vi farà entrare comunque. Qui intanto vediamo, adesso accelero, che nel seminterrato c'è l'altra safe. Accelero ragazzi perché i trapani sono lunghi, cioè nel senso durano tanto, e intanto io vabbè vado in giro a prendere pacchetti, a prendere mazzette di soldi, comunque
vado in giro a cazzeggiare principalmente perché abbiamo già fatto tutto e dobbiamo soltanto aspettare che i trapani finiscano. Intanto comunque vi faccio vedere un po' le locazioni dei pacchetti che magari se vi serve esperienza vi servono. Qua intanto abbiamo il tavolo da gioco su cui dovete buttare una borsa di denaro per fare un achievement, l'achievement chiamato punto tutto. E niente, adesso è finito il primo trapano. Ma vediamo che c'è cocaina e non soldi. E ricordiamo il van della fuga comincia ad arrivare solamente nel momento in cui prendete i soldi o comunque trovate i soldi. Ecco, io spa adesso ho spaccato quella finestra perché? Perché all'interno di quella finestra, o meglio, all'esterno di quella finestra, arriverà un van, anch'esso messo come risorsa. Anch'esso perché? Perché vi devo dire che una cosa, ci sono due risorse utilissime in questo colpo. Uno è il van del bottino, che adesso è arrivato e vi farò vedere. E l'altra risorsa è musica svuotapista, si chiama. Cioè praticamente fai mettere al DJ una musica, di modo che, musica brutta, diciamo, di modo che le persone non siano troppe all'interno della dance hall, della sala da ballo. Così avete meno civili con cui avere a che fare. Abbiamo trovato il cash, i soldi, e adesso vi faccio vedere il furgone del bottino, il furgino del buttone. Eccolo qua. Dopo che avremo messo tutti i borsoni di soldi, di cocaina, eccetera, questo furgone se ne va. Se ne andrà, portandosi dietro anche un cadavere. E niente, adesso di nuovo dovremo aspettare il furgone della fuga. Allora, ragazzi, questa è una missione veramente breve, diciamo, per quanto riguarda le cose da fare, perché le cose da fare sono soltanto trovare le safe e aprire col trapano, cioè gli obiettivi sono due. Solo che dura tanto perché i trapani durano tanto e il furgone del bottino, vabbè, il furgone del bottino lo possiamo lasciare stare, ma il furgone della fuga arriva dopo, mi sembra, 3-4 minuti, forse anche di più. Quindi se avete in mano il locale o comunque la mappa, cioè non ci sono più civili che si possono allarmare o guardie che vi possono anche uccidere, oltre che allarmare, potete girare liberamente, potete prendere i pacchetti, potete prendere tutto quello che volete, giocare con i sacchi per cadaveri, fate quello che volete. Basta che stiate attenti che non sponi nessun civile nuovo né guardia nuova. Vabbè, io mi diverto qua a rompere le bottiglie, eccetera, eccetera. E visto che sta per arrivare il van, vi faccio vedere che il van della fuga potrebbe arrivare o in questo corridoietto, o in questo, oppure nella zona più, diciamo, comoda, se siete all'interno del locale, cioè nel retrobottega, o meglio, nel retro, del locale, dietro questa porta qua. Quando arriverà il van, se arriverà qua, dovrete scassinare la porta e uscire. Eccolo qua, infatti, è arrivata la fuga proprio qua dove stavo mirando. Quindi scassiniamo la porta, anche questa porta può essere aperta col C4, la sega, oppure scassinandola. Entriamo e c'è il van. Bene, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia servito. Se è così, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!